io le date non me le ricordo mai gli anni. Comunque nel 98 sarà stato. Nel 98 è successo che si è bruciato al Trevor. Su Piazza San Pietro. E i preti avevano sequestrato l'elettrica che aveva in tasca e non erano arrivate. Lui invece, siccome aveva pianificato il suo suicidio, la protesta della Chiesa, aveva mandato queste sue lettere. Quando è partito da Palermo, l'ha spedita a Lanza. E dopo 10 giorni che lui è morto, Lanza è uscita con queste lettere, parzialmente. Allora, io un mese dopo ho organizzato una manifestazione a Piazza San Pietro, abbiamo portato fiori, c'era anche Amnesty International, sì, che io facevo parte pure, insomma. E eravamo in 9, alcuni di Viterbo, e c'era qualche giornalista olandese venuto. Avevo fatto tutti i comunicati stampa, ma siccome si tratta di una cosa al Vaticano, non si può pubblicare in Italia. Allora è arrivata la polizia e siamo rimasti subito in 9. 2 sono proprio scappati. La polizia ha detto che stava facendo, e dico qui c'è questa macchia dove si è bruciata ancora la macchia, e stiamo facendo questo, ci avevamo i cartelli messi per terra, i fiori, le piante eccetera, e voi dovete andare via. Dico, ma se ci fosse stato Gesù Cristo sul sagrato, ci sarebbe venuto incontro lui. Qui ci dicono di andare via. Sono stati deliziosi i poliziotti, sensibili. Riandiamo a chiedere se veramente li dobbiamo cacciare via, perché anche noi eravamo molto impressionati. Io sono maresciallo, io sono siciliano, che è una vera siciliana, insomma. Un altro, e mi hanno raccontato pure che quello che l'ha cercato di salvare, il poliziotto con la giacca buttata addosso, che quello era ancora sotto shock, sono andati a chiedere, e la curia o qui è il governatore, devono andare via con tutte le piante, ma non deve rimanere niente. Ho detto va bene. Allora, la più bella pianta l'ha data al poliziotto, quello che ha cercato di salvare, che poi è stato poveraccio 10 giorni in agonia. E gli altri fiori, le cose, le prendete voi, tutta la vostra moglie, la ragazza che vedete, cartelli, andiamo via, così. Dopo invece, tutti gli anni dopo, ho organizzato con l'Arcigay la manifestazione fuori dalla Transenna. Andavo io a fare il permesso in questura,